Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Oggi pub dell'amico. Un po' più impegnato. Ehi! Oggi pub dell'amico! Sì, ma non intendo nell'intenzione, una frase un po' più... Ah. Ehi, sai cosa? Oggi ho proprio voglia di rilassarmi in compagnia dei miei amici con il pub dell'amico. Benvenuti su... Benvenuti su Dario Moccia Twitch. Ma lo possono vedere sotto, ciao. Non ha senso questa introduzione. Ma è la mia intro, come la faccio sempre io? Ho capito, ma qua siamo sul mio canale. È uguale, ma stai... Thank God, it's Pabon Day. Ragazzi, vi assicuro che stavolta tutti gli streamer d'Italia sono alla Games Week. Tutti. L'unico che è presente è qua, è Victor. Ciao Victor. Ciao, ma perché io sono della zona. Victor, come stai? Sei già andato alla Games Week? No, io vado da domani. Ok, come perché me. Oggi c'era il Disney Plus Day, quindi ho fatto 8 ore di live filate, non potevo muovermi da casa. Ma qualcosa di interessante almeno c'era? Sì, qualcosa grazie sulla Marvel, qualcosina, hanno presentato delle robe, alcune anteprime di alcune serie. Okay. Bisogna dargli copertura, sì. Poi però hanno annunciato Zootropolis Plus. Questa è una notizia veramente interessante. Sì, l'avevano già annunciato, ma non mi hanno fatto vedere il primo poster e hanno detto che esce. Hanno detto più o meno quando esce, quindi in realtà è stato un evento del cazzo, se posso dire. Sì. Perché ma il COVID, non era un evento. Cioè praticamente tu dovevi andare sulla loro pagina social e aspettare che droppassero i poster per 3 ore e mezza. Non era un evento, capito? Era una roba strana, però. Come mai Victor ha scritto "mi dissocio" sulla maglietta? È la maglietta dei, credo, dei Disney Dogs. Sì, sembra che hanno un po' neanche mi ricordavo di averlo il meme di vecchissimo di Omi. Socio! Senti, ma no. Senti, gin tonic? C'è? Sì, non lo vado a fare. No, prendi, no, se lo bevi anche te. Vieni qua adesso. Non c'è Lino, se lo prendi... Ma non c'è Lino. C'è qua, è qua. Comunque, se lo bevi anche te lo prendo, se no no. Sì, tanto, facciamo 30, arriviamo a 31. Ubriachiamoci, tanto finisce sempre. Io, cazzo in mano, che lo agito, poi chissà perché ci viene voglia di farci un ricordo in testa. Palle in testa, finisce sempre così, ormai è un abitué. La cosa divertente è che sono convinto che non stia scherzando. Non sta scherzando, grazie. Infatti, immaginavo. Eccolo lì. Lino, l'ho recuperato io in Toscana e finalmente è qui. Che bello. Quanto ne devo mettere? Senti, se anche nella tua chat mi dicono di rompere il cazzo la felpa, me ne vado adesso e finisce qui la mia presentazione. Perché la tua chat rompe il cazzo per la felpa? Grazie a Rafa. Da streaming non capiscono il concetto di felpa. La felpa da streaming. Beh, è stupido come concetto, però. Perché? Che vuol dire la felpa streaming? Mica è sponsorizzata. Ma no, infatti, è quella che metto solamente nella streaming. Poi avremo comunque. Ho capito, è tipo una divisa. Ho capito. Sì, ma però, Mattia, sarebbe. Tutto a posto, ok. Sarebbe sensata questa cosa se ne avesse 10 uguali. Il problema è che ne ha una sola che puzza di merda. Vabbè, la laverà, suppongo. Allora, a parte che ovviamente sa di sudore, ma. No, sa di mio. Sa una. No, sapeva di ascella. Sa una stronzata di sudore. Questa cazzo di felpa. Ma posso avere un concetto di divisa, come dice Victor? Vedi che Victor mi capisce. Ma va bene la divisa, però compra in 5 tutti uguali. Ma poi questa è la classica felpa con cui si va alle feste di Halloween quando non ci sa il costume. Dio la verità. Senti, è iconica, voglio rendere iconico un guarda, il tuo merch era geniale, il cappellino con la cicatrice era una delle cose più belle che abbiamo visto nel design mondiale. Ho vendute tutte. Poi? Fatto. Ok. Finito. Sì. La vuoi? Ce l'ho? Una sola ce l'ho, per me. La vuoi tu? Ma il cappellino? No, ce l'ho la felpa. No, voglio il cappello. Quello con la cicatrice? Beh, è troppo bello. Ce l'hai? Non ce l'hai più. No, se non ce l'hai, ma non c'è bisogno di andarla a prendere adesso. C'ho la versione strap super prototipo, che non solo ha la cicatrice, ha anche i miei orecchini. No, vabbè. No, ma ti prego. Dai, non mi dà, questa deve rimanere a te. Però me lo metto per la live. Ma è spettacolare sta roba qua. Ma te l'hanno bocciata, penso, perché fosse costosissimo. No, non l'ho mai proposta, l'ho fatta io in casa e basta. Ah, ganzo. Veramente ganza, cioè è geniale. Non so chi andrebbe con questi affari così, però è ganza. Guarda dritta la cam. Io. Oh, attenzione. Eccolo qua il santone. Yeah. Aspetta che... Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Sono a Milano.
Ho capito, ma non tutti sono disposti a fare questa cosa qui. Allora, Simone, la gente che viene a Milano, se sta in altre regioni, se c'è una fiera, fa due cose: o pippa o scopa. E Santone? E Santone è un amico. Ma io no, io no. No, lui è l'eccezione che conferma la regola. Esatto. Dove io non posso neanche bere. Ti faccio, scusami, Santone, finisco questo discorso con Simone. Ah, ma poi ti mettiti a sedere che mi sono metti ansia. Lo trovi, capisci, sono a disagio non essere nella mia sedia. Ho capito. Poi, però, se ci pensi, noi dopo cosa andiamo a fare? Pippare e scopare. No, pippare no. Istanza. Via, tanto piccino, Ginto, alla tua. No, ma che col dito, dai, ho toccato anche la merda. No, dai, Simone, che schifo. Oggi stanno facendo tutti il pub in RL. Sì, sì, l'ho visto, va bene, ma ci sta, ragazzi, va benissimo. Vada lì il cavolo che penso. Sì. L'alcol disinfetta. Dari, hai sentito l'album di Panetti in anteprima? Ho sentito due tracce che mi ha fatto sentire lui. E ragazzi, sono sincero, non è perché Simone, perché quando ha fatto la merda gliel'ho sempre detto. È veramente eccezionale. È eccezionale perché non è quello che vi aspettate. Non è una cosa... hai già detto come si chiamerà, no? No. Ha anche una sua struttura, una sua costruzione, una sua lore interna, l'album. Ho sentito uno... Oh, attenzione! Matteo Risso, ragazzi, in the club! Buonasera! Buonasera! Grazie, caro, di lusso. Comunque, dicevo, è veramente qualcosa che non vi aspettate. C'è una lore intera, ma non ci sono le cose di Twitch, i meme, Octar, le puttanate. È proprio una cosa figa. Octar puttanato, d'accordo, tutto a posto. No, ho non detto Octar. Se non l'avessi rispettata, non avrei partecipato con il mio personaggio specchio, ok? Ho detto Octar, virgola, puttanate, eccetera. Era un elenco. Di virgola, allora, il prossimo. Non si dice mai la virgola. Era avvertibile. Comunque, stavo dicendo, ha una sua struttura interna ed è molto, molto figo perché ha delle sonorità. Attenzione, Masullo, facciamolo entrare. Ciao, Masullone. Ah. Buonasera. Masullo, salve. Ciao, Masullo. Buonasera. Ha delle sonorità tutte nuove che non avete mai sentito con Simone. Forse avete sentito qualcosina in una vecchia traccia, ma mai a questi livelli. Ci sono delle collaborazioni interessanti, insomma, secondo me è veramente figo e vi stupirà. Quindi, via, fatemi bere. Io sono contento di quello che se ne sta uscendo. E sarei grazie, un bugiardo per dire che non sto in ansia per questa storia. Però è stato lungo come dice una canzone veramente famosa. Ti ha chiesto Matte se è stata lunga la produzione dell'album. 6 mesi. Boria. Beh, insomma. Ci sta, 6-7 mesi, forse. Ci sta. Quando è che esce, Simone? Quando è che esce? Ah, non sento. Sì, ti traduco io. Giustamente. A dicembre. Quindi, tra poco, ok. Ok. Buona. Ma mi ha detto che droppate dei pezzi, non è che droppate tutto l'album? Tutto. Sì, non ti ho mai detto una cosa del genere. No, l'ha detto il ragazzo che ragazzo. Nessun ragazzo con quello a quale hai parlato. Quello che mi ha dato Lino. Ah, no, loro, il loro album. Hai parlato con i Bunker. Così, con i Bunker che già hanno droppato 5 pezzi, ma faranno 5 e 5 il loro pensavo album. Pensavo facessi così anche no, tutto faccio. Intero, perché tutto comunque intero. Paga questa scelta. Niente. Senti un po', come ti senti a tuo agio? Ti senti bene qua? Cosa vuoi? Che domanda è? Stai bene qua? Sì, perché? A casa mia? Perché sì. Così mi viene di sta bene a casa tua, mi sta bene, poi mi sta simpatica anche la tua ragazza. Ah sì, hai conosciuto Giulia? Molto simpatica, bella ragazza. Vabbè, quello sono cazzi tuoi, però è simpatica, molto sì, simpatica. Posso venire anch'io? Vabbè, posso sì, se vuoi, è una bella ragazza, ma perché hai bisogno di conferme? Cioè, è bella ragazza. Mi piacere chiederti le cose, non parliamo mai di cose così... intime. Sì, ma non è vera, questa è una puttana. Stiamo parlando tanto, ultimamente sì. Nostre. È vero, sì, forse sono anche contento. Troppo. Oh, attenzione, Kirio! No, Kirio, sono Kirio, no, Kirio, ecco. Allala. Ciao. Incredibile, bellissimo. No, dicevo, era molto simpatica. Ha sopportato tutte le nostre cazzate a un certo punto della scena, tipo abbiamo conosciuto Simone Pallazzo, com'era? Claudio Pallazzo, com'era? Sì, con la moglie che rideva e basta, gli ci guardava e rideva. Era io stavo baccagliando una vecchia, palesemente. Sì, alla fine. E lei ci stava, anche davanti al marito, peraltro. Comunque è bel posto, abbiamo mangiato in questo posto, molto interessante. Il raton. E il galette. Il galette. Insomma, esatto. È stata una bella serata. Se fossero tutte così le serate a Milano ci metterei la firma. Però... non sono così. La compagnia è buona, eh? La compagnia era buona, sì, sì, sì. No, ma a un certo punto, secondo me, Giulia era un po' stranita comunque, eh?
Ci vuole... Posso dire la mia? Sì, 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 certo. Ci vuole per capire un attimo Dario Moccia nel... Che vuol dire? È che non è che tu parli normalmente con le persone normali, no? Cosa vuol dire? Perché magari la gente che ti vede in live non sa che in realtà quello che fai in live lo fai anche normalmente. Vabbè, non tutto, dai. No, che mentre esagero fai... molto. Questo era il servizio. Una persona che te guarda normale dice: ma che cazzo fa? Questo era il documentario sulla Tourette. No, ho fatto. No, fai così. Ho salutato delle persone che non esistevano. No, è che ogni volta fai qualcosa e poi dici: no, ma c'è una, ma scusa. Beh, ti ricordi... Prendi il telefono, gli fai fare le caprelle e fai: no, ma non... nessuno gli dice niente. Sei tu che ti autogiustifichi e ridi. No, io stavo togliendo le notifiche. Vabbè, non importa. E tra l'altro ce l'avevo davanti, Giulia. È quella la cosa un po' strana sì, la serata. Poi fai le battute strane. Tipo, parlavamo dei taxi che non c'è stato. Mi fai: no, è per filmare come di Ciccio Gamer. Chiaramente Giulia dice: ma vabbè, ok. Non è che pensa. Vedete, Giulia non riusciva a trovare un taxi. Perché lì è non c'è un taxi a Milano. Sai quei discorsi un po' che si fanno per rompere il ghiaccio, no? Si parla di più del meno. Io no, perché c'era il firmacopie di Ciccio Gamer. Vabbè, sì, vabbè, capite, bravo. Comunque nelle conversazioni normali non è che poi... Vabbè, ma sono cose simpatiche. Sì. Lui, capito, non riesce a capire la differenza tra... No, ma non è quello... È disconnesso, lui è su un altro pianeta. Grazie, mamma. Poi... No, perché lo fa, non è che ti trasmette il gioco. Ma guarda, lo io ti parlo da uno che lo conosce, non so, ci avevamo 13 anni, non mi ricordo. Io non credo di aver mai fatto un discorso di senso compiuto con lui. Impossibile. No. Dai, non è vero. Cioè, lo fai, ma mentre lo fai c'è... Cioè, tu dici, boh, vabbè. Ok. Ma non lo so perché lo faccio. Voglio testare la pazienza di chi mi sta davanti. Grazie, Porta. Ma okay. Te non hai visto? Ma poi lo vedrai, probabilmente domani lo vedrai. Il firma copy di Luca, di me, Nanni e Dada. Cioè, Dada era l'unico normale. Stavo così facendo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ce l'avevamo io e Nanni. I nostri follower, cioè il tizio che era venuto lì a farsi firmare la carta, non ha detto nulla. Cioè, grazie, eh beh, no. Potete firmare anche questa. Non sarà abituato. Grazie anche questa. Vabbè, ma scusa, no, Dario. Un lino, no, lino, no, Rosé. No, che bello. È stralino, eh. Cos'è, morto? È un bambolotto. A me ha fatto piacere, insomma, non solo conosce Giulia, ma anche rivederti, perché è un periodo buono. Si sta bene qua. E quindi, Kirio, dimmi, allora, guarda in faccia Kirio e di che te ne fregava qualcosa di fare un discorso con lui adesso, diglielo, perché non è vero, non te ne fregava, scusa Kirio, non è per mancati di rispetto, però... No, ma la devi far finire, scusa, lui stava facendo un discorso, stava iniziando, sentiamo cosa deve dire. Fai il discorso culo con Kirio per evitare gli argomenti, dai, vai. La tua passione più grande... No, vai a fare in culo, ecco, la tua passione più grande è tipo progetti futuri, non te ne frega un cazzo. È la stessa tua, è la stessa tua, sicuro. Non ci ho mai fatto Kirio, hai aperto TikTok, perché? Vai, mi sono fatto male nel conto mio. La domanda che non volevo fare. La tua passione è più grande. Proprio quella che dici. Ma che dice la figa. Vai a fa culo. Ma che no, non è la figa, è assolutamente. Più grande. E allora non va bene. È chiaramente l'arte. Però io vedo la figa Kirio, come arte. Ma fa culo anche te. Ma fa culo te. Allora, Matteo, cosa c'è? Dimmi. Cos'è che vorresti adesso nella tua vita, ma che è difficile da raggiungere? Che ne dorme così? Boh, non lo so, Dario. Io sto bene così. A posto. Cazzo, Simone? Bellissimo. Tutto. Cosa vuol dire tutto? Dai, non è c'hai tutto, c'hai tutto. Senti, la mia vita è una continua corsa alla morte. A chi? Per tutti una continua corsa alla morte, scusami, Scusami, secondo me, no? Cos'è l'obiettivo di una vita se non l'avere una morte gloriosa? No, ma non è quello l'obiettivo di vita. Ma cos'è il Valhalla? L'obiettivo di vita è arrivare al tuo punto della morte... Senti, ascoltami. Grazie, Stefano. Arrivare al tuo punto di morte e dire... Ok. Vabbè, ma perché sei completo nella vita? O sei stato completo? La vita in realtà è un accettare la morte. Quindi fai di tutto nella vita per arrivare alla morte e dire: ok, non mi sta bene morire. Che cazzata questa. È questo lo dico, perché sai che alla fine muori. Ma allora perché? Allora scusati, questa è proprio sei un ipocrita, perché tutto quello che stai facendo, no? Twitch, la musica, gli affetti, cioè, perché li porti avanti allora, imbecille? Li porto avanti per poter dire alla fine di tutto fatto questo nella vita. Io faccio questo perché mi fa star bene, quindi cerco di fare tutto quello che mi fa star bene per poi arrivare alla fine e dire: ho fatto tutto quello che potevo fare per star bene. Allora è finito, è finita qui. Okay. Io non voglio arrivare alla fine della mia vita e dire:
che vita di merda che ho avuto, perché sarebbe il giorno più brutto della mia vita e non lo voglio. È così, però l'hai venduta diversamente, perché all'inizio ti hai detto una cosa un po' diversa, ti sei spiegato male, hai detto l'obiettivo la vita è una corsa alla morte. No, una corsa alla morte vuol dire che te stai correndo in fronte per arrivare il più presto possibile alla morte. No, è come se fosse quello l'obiettivo, è una corsa di divertimento. Ah, ecco, è una corsa coi sacchi. Va bene, va bene. No, devi, è una camminata verso la morte al massimo, una camminata di piacere, un giretto. La vita è il nemico, dicono. Una corsa alla morte, alla morte felice, una corsa ad una morte felice. Va bene, ci sta. Ma ascoltatemi. Quando vai. Ascoltatemi. Sì. Quali sono i primi video su YouTube che avete visto? Ti stavo per chiedere io. Non è vero. Sì, sì, ti stavo per chiedere chi. Vabbè, no, ti stavo per chiedere chi sono i primi YouTuber che hai seguito e che si sono stati di ispirazione. Vabbè. Vai. Mi dare il contentino. Quali sono? Io il primo YouTuber che ho. Il primo YouTuber che ho seguito seriamente, che mi ha ispirato, è stato Caverna, sicuramente. Sì, un veramente. È stato di esempio anche per me e per tantissimi altri. Victor? Lo so che sembra strano, ma i Pantellas, io li conosco, gli ho iniziati a seguire, li ho iniziati a seguire dal primissimo video. Tantissimi press. Era... No, faceva anche degli esperimenti, tipo, ti ricordi Jason KM? Beh sì, prima di andare nei Pantellas, sì. Che è lui, che è quello che ti detto, che lui faceva... È Jacopo, era un prankster. Poi? Te rispondi te, scusami. Ma ora che ci penso, comunque anche Victor è stato uno dei primi che ho seguito, effettivamente, oltre al fumetto. Ma Farenz anche, cioè Farenz. Farenz, forse io dico Farenz. Il primissimo video che abbiamo visto è stato un video di Farenz, ma proprio quando aveva ancora la videocamera, quella che non si capiva un cazzo quando parlavo perché usava il microfono interno. Quelli poi c'erano tutti i video trash comunque anche all'epoca, tipo Matteo Montesi, lo guardavo veramente all'infinito, ma anche Gemma del Sud, cioè quelle robe lì. Ci passavo le giornate, veramente. Madonna. Qual è il tuo primo YouTuber? Io ricordo i primi proprio che vedevo erano gli Smush. Ah beh, internazionali, pensavo italiani. Internazionali. Proprio come primo approccio su YouTube, quello. Poi sì, poi alla grazie fine... La cerchia è quella, Victor, Domenico, Dario, Farenz, quelli guardavo. E tu? Il mio primo YouTuber? Paolo Chiavetor. Simone, tu lo sai che Paolo Chiavetor streama attualmente e con frequenza? Certo, assolutamente. Io l'ho scoperto tipo un mese fa e sono andato invisibilio, non avevo idea. Grazie, sono cosa. Io ho visto anche il nuovo film. No, come si chiama? Non mi ricordo, però me l'ha mandato in privato di una chat di Twitch. Minchia. Che anni stai con Claudio Di Biagio? A Claudio Di Biagio, allora, io non ho avuto internet presto, io ho avuto internet molto tardi per la mia età. Età? Cioè, io ho iniziato con Di Biagio. Sì, quando tutti avevano internet, ho avuto internet circa che faceva 16 tutti anni. Quelli che... Ve lo ricordate e già lui? Cane secco. Internet c'era già. E io età classe 95, già i miei compagni di classe già erano 3 anni che c'avevano internet. Ma che cazzo di ti stavo ascoltando! Vabbè, io ho avuto internet tardi per la mia età. Appena io ho... Vabbè, smetti di parlare. No, vieni qua. Ha avuto tardi. No, non ti. Così è da pezzi di merda, eh. Non ho mai seguito troppo questa cosa. Infatti, io solo Grazie quando Crash. Ho conosciuto Omiatol. Poi mi sono interessato un po' all'internet. Come ti ricordi quell'esperienza lì? L'esperienza a fianco di Omi? È stato strano. Io ho incontrato Omi su League of Legends. Su League of Legends? Sì. Ci parlavo su Skype. Se senti là, ma quindi te non avevi intenzione di fare questa roba? No, non era nei miei programmi. Quindi Omi, quando lui mi diceva, sei di Roma pure tu, perché non ci incontriamo, mi aiuti a fare un video? Io praticamente andavo con Omi, lo aiutavo con la videocamera a fare i pranks. Quindi sei stato tipo il Masella di Omi all'inizio? Penso di sì. Sì, credo di sì. E questo è successo finché... ti va di fare una scenetta in questo video? Sì, ok. E poi sono diventato un po'... quello che faceva i video insieme ad Andrea per un periodo, ogni tanto lo aiutavo a fare dei video Facebook. Su Facebook, nella sua pagina ci sono ancora un sacco di video, ci sto io. E poi e cosa facevi al periodo, Simone? Cioè lavoravi, andavi a scuola, che facevi? Io la scuola non l'ho più frequentata cioè dalle medie ho frequentato per 3 anni il primo superiore perché lo mollavo nemmeno a metà anno. E ho sempre lavoricchiato, ma non pesantemente, fino ai 18 anni. Diciamo che fino ai 18 anni ho fatto il consegna pizze,
oppure facevo l'aiuto cameriere quando mi chiamavano, non ho mai fatto nulla di troppo pesante. Poi quando ho compiuto 18 anni ho iniziato a fare dei lavori, sono stato preso come cameriere fisso in un posto e poi ho fatto la guardia giurata subito dopo, finché Omi non mi ha proposto questa cosa. La guardia giurata era la guardia giurata. Quanto l'hai fatta? 2 anni. Come, che esperienza è stata? Interessante. Ero guardia giurata disarmata, quindi non facevo con la torcia e basta. Armata. Facevo soltanto le notti in alcuni posti. Era tranquillo. Cioè, quelli che andavano a mettere il bigliettino. Tutto Kirio, okay, non so perché, ma c'è tra il rape. Cioè, lì è rape a caso. Ed è tipo metronotte? Sì. Aspetta, cioè, so quelle aziende là. E visitavo nei posti e facevo i giri dove dovevo toccare dei punti, alcuni c'erano diversi dove segnavano il fatto che ero passato lì. Però il lavoro principale era in reception, ho fatto tanta reception e anche ai scanner del Colosseo. Stavo al Colosseo a controllare che non entravano coltelli, vetro e altra roba tra gli scanner. Più che altro è stato un percorso veramente strambo, cioè... E poi sei finito a fare i video con Omi, e poi quando è che hai maturato l'idea che ok, posso fare qualcosa per conto mio? E quando ho visto che la cosa mi casava e non mi andava ad aspettare Omi per andare live, ho detto voglio fare live anch'io. E andavo live e poi è andata da sé, si è costruito. Una domanda un po' provocatoria. Omi, si è mai accorto, e non è il tipo Andrea, quindi anticipo un po' la risposta, ma si è mai accorto di aver creato probabilmente un competitor nel mondo di Twitch? Involontariamente? Ma in realtà no, perché continuiamo a fare cose insieme, cioè non l'ho mai notato, quindi penso che non l'abbia mai pensato. No, non è il tipo Andrea, però io rifletto e penso al fatto che cazzo, in un certo senso ho introdotto Panetti a questo mondo e guarda cosa è successo, no? Guarda cos'è, come per esempio il Fazzone. Ha creato un mostro, dici? Non ho creato un mostro, ha creato qualcosa che prima non c'era, sì, come per esempio certo. Il Fazzone. E un mostro in cosa bella, non è che volevo... Sì, certo. Se pensi al Fazzone che ha introdotto il Masseo a Twitch, cioè gli ha insegnato praticamente tutto, no? Poi hai visto com'è andata. Quando ho beccato Dada che streamava da anni, o Nani che streamava da poco, Volpe che era nella chat, no? Hanno tutti 3 percorsi diversi. E ora sono in grado di fare le cose. È emozionante, secondo me. Omi in realtà non ha introdotto me. E basta. Se tu pensi, Omi è dietro a tanti progetti italiani. Tipo? Rovazzi. Ah, sì? E pensavo, non so niente. Rovazzi all'inizio faceva video e Omi... era una delle presenze più frequenti nei video di Rovazzi su Facebook. E Rovazzi, secondo me, è nato anche in parte da Omi. Non vorrei dire, non mi querelate, però secondo me è un po' in parte è così. Questo anche, non lo so, mi vengono in mente un po' di cose, però Omi è stato, secondo me, un aiuto grande per tanti... Per tanti nomi italiani. No, guarda, non solo, io lo dico spesso, Omi ha fatto proprio bene, che piaccia o non piaccia, non mi interessa, ha fatto proprio bene alla piattaforma, perché prima dell'arrivo di Omi e di altre 2 o 3 persone, il just chatting su Twitch era superfluo, era una categoria tranquillamente skippabile. Poi è diventato un main, cioè è diventata una delle cose più seguite su Twitch, quindi se io vado bene con il just chatting... E anche merito di Omi, ripeto, altre 2 o 3 persone che hanno detto no ragazzi, non c'è solo il gaming su Twitch, ci può essere anche l'origine di Twitch stessa, cioè Justin TV, che era proprio just chatting puro. Riproponiamo questa cosa, inseguiamo questa cosa, infatti è andata bene. E beh, è uno dei, forse anche attualmente, io vedo, ogni tanto guardo le categorie su Twitch e le guardo da un po' di tempo e vedo che il just chatting attualmente è primo in tendenza, certo. Come è la cosa più seguita. Sì, e fino a già l'anno scorso è quello che non andava io oltre League of Legends, Counter Strike e Dota addirittura. Invece va. Grazie Deltrix. Invece la categoria che faccio io quando è nata, così per curiosità. Da cucina non so. Oddio, che lo facessero con Costanza non è che c'erano tante persone, fino a un po' di tempo fa. Cucina non va tanto. Su cioè, Twitch non ho un'idea. Più che altro non è che non va tanto, è che non c'è nessuno che la fa, non sono tanti che lo fanno. Io per esempio faccio solo food and drink. Però vedo che quando lo fanno è una cosa che va, cioè, però nessuno ha l'intenzione, perché effettivamente la cucina è un'abilità che è intrattenere nella cucina non è facile.
perciò non lo fanno tante persone. Ma Matteo HS fa scoppiare le pentole, bimbi. È vero. Sì, sì. Vabbè, fa ridere anche quello, l'entrattenimento. Sì, certo. Beh, comunque la cucina alla fine include anche il just chatting, perché cioè sei lì, cucini puro. E parli anche, quindi... Sì. Puro in realtà, oltre che certo. Formazione, just chatting deve essere assoluto, anche perché non è un video editato, non puoi stare là a aspettare che cuoce la pasta e non di niente. È comunque intrattenimento. Sì. Ma io faccio un casino della Madonna. Così poi, si vabbè, fa. Sì, lo fa spesso, ma Kafkania, yeah. Matteo Kess l'ha sempre fatto. Vabbè, Martini fa spesso cosa? Martini fa questo. Si alza, gira la cam. Sì, ma lui non è un cazzo. Gira la cam e torna sulla scrivania. Dice due o tre cose sulle filosofie, che è il motivo per cui spacca. Sì, sì, anche a me piace molto Martino. Comunque Masullo lo vedo cambiato. Masullo è trasformista, quindi... La figura di merda che non vorreste mai fare in giro, la vostra paura sociale, tipo il rimanere nudi davanti alle persone, quelle cose là. La vostra paura, il vostro incubo peggiore sociale, però. Ok. ma è una cosa che mi mandava tanto in paranoia in momenti dove facevo uso abbastanza. Era che una volta ero convinto di aver l'uccello di fuori. Sono andati in super paranoia. Cioè, bello, assurdo. A un certo punto, io ero in là, però a un certo punto ho detto, minchia, no, c'ho l'uccello di fuori. No, invece non ce l'avevo, ma ero andato in para pesantissimo. La paranoia. Madonna. Senza motivo, così, da boom, tutto in una volta. No, a me robe del genere, paranoie così... Non mi sono mai venute. Cioè, no, non è niente tipo stai in giro e dici speriamo non mi succede questo. Io ce l'ho, no. Il cagarmi addosso mentre sto facendo una cosa importante. Cioè io non scusa, ma scherzi, non io questa Vic, tua cosa del cagare addosso. Ma non è così immediato cagarsi addosso, cioè ci vuole una struttura, un percorso. Dario quante volte fermo? Io ti faccio una domanda, quante volte ti sei cagato addosso nella tua vita? Da piccolo e basta, da neonato. No, da adulto, Dario, da adulto mai. A me è capitato più di una volta ed è immediatissimo, credimi. Vabbè, ho capito, ma sei come gli zii, se stai male, cioè, se stai male, stai per strada. Ma non è che tipo, cioè, esatto, se stai male, che ti prendi lo strizzone di pancia, non è che lo controlli. Devi ti cagare, si apre il buco nel culo. Più delle volte quando succede, perché magari c'è un virus influenzale, ma anche un indigestione. Però viene perché quella si asciuga, la merda no. Cioè, capito? Sì, capito? Però sai, a me è capitato nella mia vita, per dire, io ho avuto un periodo dove facevo molte bancarelle in giro per le fiere, no? E allora delle volte non potevi mollare il banco, ti tenevi una pisciata per 13 ore. Cioè, una volta io sono arrivato in bagno che metà me l'ero fatta addosso, cioè... Pessimo. Tecnica della marmotta. Tecnica della marmotta. Ma poi scusa, le volte in cui stai per fare, sei fai la scorreggina con la traditrice. Grazie, dice, la faccio questa. Capito, capita, può capitare. Sì. Quindi è il mio imbarazzo più grande, è che una cosa non mi è mai capitato quando ero in gruppo, per fortuna, ma la mia paura più grande è tipo quando vado alle fiere. Cioè io quando vado alle fiere, cioè io la mattina mi spremo in fila, no, io mi spremo un limone. No, io mi spremo un limone intero nel bicchiere d'acqua e me lo bevo. Però questo stringolo stringibile. Limone, io per esempio, no, a parte per evitare, non faccio colazione. Ma non è possibile che te ti devi stringere volutamente il culo perché hai paura di cagarti addosso. Sì. Ma non l'ho mai sentito. Ma ascolta, avete chiesto una fobia irrazionale. Esatto. Ah, ok, ok, ci sta. Io ho paura di perdermi. Ha paura di perdermi. Ad esempio, sai cosa? Io ho paura. Mi è successo ad Amsterdam. Mi è successo ad Amsterdam e praticamente dopo essere uscito da un coffee shop, Giulia mi ha detto: quello capita a tutti, riso di perdersi dopo 40 torcioni. No, ma aspetta, Kilio, senti perché? Perché fai conto, io ero da solo dentro questo coffee shop, Giulia era da sola, io esco, ero over, ero proprio su Giove, over. Va bene? Over, e la porta... Quasi hangover. Giulia mi fa, dai, ora che hai fatto andiamo a far shopping, e mi porta dentro Urban Outfitters, che è un posto dove vendono roba streetwear con la musica minimal dentro a balla. Ok. Io mi sono perso... T'è salita la botta. Mi sono perso dentro il negozio.
non no, sapevo più. Questo no, perso detto. Fare il pub, sei sicuro di fare questo? No. Si vede che colore. No, 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 arrivederci. Ci fanno un culo così, arrivederci. Salve. Buona serata. Un po' ci sia, arrivederci. Ciao. Vabbè, è grande, breve grande, ma intenso. mi sono perso dentro il negozio finché non è venuta Giulia a recuperarmi. Sei tornato? No, no! Qual è stata la vostra bicicletta preferita? Pininfarina verde, bellissima. Beh, te la ricordi quella? Mamma mia, ce l'ho, mio amico la invidiavo come se pazzesco. Fosse pazzesco. Victor, una cosa al volo. Dimmi. Senza Dimmi. Pensarci troppo. Dai. Film peggiore che hai mai visto in vita tua. Dato, dai, sul video. In the market. In the market. No, in non era brutto. Dai. In the ma market. Che cazzo dici, Kiri? Ah, sì. Che cos'è? The Mist per poveri. Grazie. Ma in the market è un film italiano orrendo. Cosa? No, no, girato tutto girato in Toscana. No, Simone, questi sono i miei disegni. No, ma i miei disegni. Ma facevano finta fosse il Texas. No, lascia secondo stare. Secondo me il tizio che faceva il nemico in cattivone finale non era mai i disegni come attore. È Ottaviano Bleach, quello del Virgin Hotel di teniamo solo. Ecco come mi viene da ma bellissima quel disegno. Allora, faccio Victor. Faccio Victor anche. Ho paura. No, 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 no. Allora, lezione di disegno. Avvicinami i cazzi. Allora facciamo Victor, ragazzi, sarà molto complicato, vi levo riflesso perché Victor però ha anche delle caratteristiche peculiari che ci aiutano a raffigurarlo meglio, quindi facciamo il meno male. Facciamo le orecchie sono nascoste, quindi facciamo subito questa cosa per... vedete, rimuoviamo la linea col dito, guardate come è semplice con la lavagna disegnare, compratela anche voi. Poi abbiamo questo naso dantesco importante, è un po' sì, esatto. Poi abbiamo il baffone quello da filosofo, possiamo dire. Un labbro però che sorride perché nasconde sempre un sorriso gentile. Quindi e poi la barba. Così sembra Roberto da Crema. No, arriva, fidati, arriva. Vedrai che arriva. Poi abbiamo l'occhiale, che è caratteristico di Vito. Poi abbiamo però l'occhio a mezz'asta, che lo caratterizza. Esatto, quello sì. Sembra pigro, ma attento. Questo bisogna sempre dire. Esatto. Facciamo, aspetta, violiamo un po' di regole come i giapponesi che fanno le sopracciglia, gli occhi sopra i capelli. Eccolo qua. E poi abbiamo, appunto, sopracciglia così e così. Infine chiudiamo con... In effetti. Così e così. Minchia. Ma però sì, guarda che sì. Guarda che sì, cazzo, ragione. Lui. Sì. Ecco Vic. Sì. Abbiamo Victor Laszlo. Oddio. In due secondi, cazzo. No. E te cosa hai fatto? Un serpe in cazzo. No, dai. Un cazzo enorme che non ha né fine né punto, ma va. Sono due linee. Però, esatto. Come al solito, fai l'errore dei principianti che devi imparare. Cioè, fai cerchi per le palle. Non devi fare così, devi fare così. Cioè, le palle non devono essere un cerchio, devono essere due ami che si incrociano. Vedi? Vedi come è migliorato. L'arte delle palle, che è l'arte delle palle. Da sopra cos'è? Un budello? Sì, Ah no, è sempre il cazzo. Santone dello svapo. Allora, Santone dello svapo ha una testa molto bella, perché ha una testa, diciamo, rotonda. Grazie. Perfetta. Io ce l'ho. Grazie. Io ce l'ho con un pezzo in meno, infatti iniziamo a capire delle cose. Invece Santone ce l'ha bella rotonda, bella piena. Quindi facciamo una cosa più così. Ah, vuoi che ce l'hai? Ah no. No, ce l'ho. Ah. Cioè, diciamo che abbiamo una cosa così, vedete? Ok. Poi il Santore anche lui ha un naso italiano, quindi molto comunque importante, però ha anche una bella barba folta, bella, che rimangono i sapori. Per ora sembra mangiata, eh? Esatto. I sapori, gli odori. L'esperienza. Sì, sì. Bella crespa, bella importante, alla Rasputin proprio. Mangia fuoco. Ah, eccolo lì. Poi abbiamo un occhio a pallino. Mi sembra giusto, però ci sta. Sì, sì, abbiamo quasi finito. Sì, sì. Arriviamo alla linea della... E poi, ovviamente, dato che si parla del Santone dello svapo, la sua testa fuma. Esatto. È vero. La testa, non la bocca. La testa. No, no, ci sta. La testa, perché oltre a essere
un santone lo sbapo è anche un imprenditore, quindi la testa fuma, perché fuma di idee, imprenditoriale. Esatto. Infatti facciamo i fori di Majin Buu. Che... Esatto. Bellissimo. Beh, una delle, è la migliore interpretazione che abbiamo mai visto fino ad oggi. C'è qualcuno in background. Ah, ok. Oh, Willy! Bentornato! Ciao, Willy. Ciao, buonasera. Oh, buonasera. Ciao, tesoro. Ciao. Bello. Ciao. Bello questo. Come state? Questo è molto Lovecraftiano, vero? Questa è la idra del cazzo. Ci sta. Non so se riesce a notare anche la spigolosità delle... di sì, 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 sì. È sì, quasi il pene di un'echidna, tra l'altro. Spiega. Sì, ci sta. È perché il pene dell'echidna ha quattro punte. È vero. Quindi ne leviamo una e abbiamo il pene dell'echidna. Eccolo qua. Sì, ora le gonadi non sono esattamente fatte così, però ci può stare. Ci sta, no, ci sta. Grazie. Un po', diciamo. A Aerobibbo, a Fradrig e a Tripnik per l'abbonamento. Come hai fatto a... com'è possibile questa cosa? Diciamo che sei entrato in un momento un po' particolare, Willy, questo bisogna ammettere. Sì, no, vedevo. Facciamo anche Willy, voglio fare Willy. Willy c'ha il viso secco, quindi lo facciamo secchino. Poi ha questi occhialoni caratteristici, diciamo. Willy. Trademark proprio. Dai, diciamo che sì. Ti arrivano prima gli occhiali di Willy, probabilmente. Sì, 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 col vento a favore, sì. Poi anche lui ha degli occhi a mezz'asta e piccolini, così vedete... Ecco, poi facciamo i riflessi, perché chiaramente gli occhiali hanno i riflessi, se no sono piatti. Ragazzi, ricordatevi questa cosa. Sempre aggiungere i riflessi agli occhiali. Un naso, anche lui molto toscano, molto importante, della campagna toscana, del volgo toscano, anche se è un erudito. Naturalmente. Anche se è un erudito, ricordiamolo, non vogliamo mancare di rispetto dando del contadino. No, no, ma le origini sono umili. No, ma come? Poi ha un sorriso un po' beffardo, perché comunque ti flexa la conoscenza, che sei un coglione, lui no. Che lui va allo zoo naturale di calci, te invece fai ca e non ci vai, e quindi mi sta, e te no. Poi abbiamo una barbetta incolta di chi vuole mantenere lo stile, ma allo stesso tempo studia molto e quindi non ha tempo per il look. Poi abbiamo un orecchio. Accurato. Sì. Poi abbiamo la basetta. Analisi accuratissima. Che interviene duramente. Eccola qua, la basettona. Psicanalizza anche mentre disegna. Sì, sì, proprio. Fisionomica, proprio. Maestro d'arte e non solo. E poi facciamo un capello, così. Eccolo qua, un po' sbarazzino. Mentre spiega il giurassico, ti recca anche la botta. Questo è il questo... È difficile, tra l'altro, perché parlare e farlo insieme non è che sia proprio... Ecco il nostro Willy. Ah, vada lì, bellino. Però ci sta, cioè... Ti ringrazio. E invece è solo palle. È solo palle. Non c'è un cazzo vero. Che schifo, Cristo. È molto berserk come cosa, quella. Dai, non è una Cronenberg, sicuramente. Ma una palla di pelo, esatto. Una palla di pelo rigurgitata a un gatto, bellissimo. Il cazzo fatto di palle è bellissimo. A me mi ha ricordato The Human Centipede. Più che altro sembra un grande cazzo. No, hai presente quelle robe che trovi in spiaggia? Le palline, quelle sì, ecco, sì. Quella roba lì fatta ci sta, ci sta, ci sta. Credo che in natura non si possa trovare una cosa del genere, Willy. Poi se ci vuoi smentire, fallo pure. Però insomma, spero di no, perché no, cioè, è preoccupante. Insomma, bisogna farsi curare. Va bene, fare Hiro e Masullo. Ora va bene, dai, vi faccio questa piccola lezione. Perché Masullo non è facile, ma in realtà è semplice. Ok. Le idee un po' confuse. Allora, dov'è il cancellino? Allora, Masullo è difficile ma facile, perché sembra avere dei tratti caratteristici che ve lo possono far disegnare bene, ma in realtà a tradimento può farvelo assomigliare a tanti altri personaggi che magari hanno barba e baffi come lui, quindi dovete cercare di caratterizzarlo. Come fare? Masullo non sembra, ma la barba lo allunga, ma in realtà è rotondo. Questo è Masullo. Vedete? Attenzione! Masullo ha un naso più schiacciato rispetto agli altri, perché giustamente è partenopeo. E poi... Che cazzo di cerchio hai fatto, Manolino? Tipico naso partenopeo. Sì, sì, sì. Di uno che le ha prese i cazzotti in faccia. Poi ha un baffo folto curato, poiché di Napoli. Abbiamo qualsiasi caratteristica di Masullo è di Napoli. È di Napoli. È per forza. Allora, il baffo che è curato perché è di Napoli.
Poi facciamo una barba che va in un certo senso a colorare il masullo. Lo farei senza bocca perché gli dà quel tocco in più, è più coraggioso. Alla Funko Pop. Poi sopracciglio divertito solare, ma anche un po' strafottente in quanto napoletano. No, esatto. Poi abbiamo un occhino sì rotondo ma con un pupillino che gli dà un po' di personalità, vispo, come vispo, vedete. Vispo. Poi abbiamo un che... orecchio che spunta, molto caricaturale, chiaramente, molto franco-belga, è una cosa un po' alla Franken questa, volendo. E poi abbiamo la cristina, quella solita masuliana, riconoscibilissima. Casertana. E poi va a scendere. Sembra Mr. T. Però se lo vedi pensi al masullo. Poi facciamo le sue classiche gotine, quelle che ti fanno dire ah bello, benvenuti a Napoli, no? Bene. Eccolo qua, masullo. Dicono che sembra anche un po' marra, ma no, non sono d'accordo. Il multipalloide. È che quello che si intende quando i testicoli si raggruppano insieme, ma sono un disturbo fisiologico. Il limite dei mille occhi. Adesso tocca a Kirio. Kirio è il più complesso, ragazzi. Non mentirò. Non andrò a mentire. Non andrò a mentire. Io come qua invece ho un Dario gatto. Bello però. Oh, bello. Allora, Kirio è più difficile perché Kirio è importante. Quindi lo andiamo a fare in tre quarti. Cerchiamo di già disegnare una sorta di... Ok. Poi abbiamo un naso scosceso. No, vedi, già vedi mi sta confondendo. L'occhiale che vuole in un certo senso far capire che il patrocinio su Tezuka ce l'ha lui. Se lo lasci così è Nanni comunque. Un occhio socchiuso che ricorda un occhio orientale, ma che noi possiamo far diventare occidentale in questa maniera, cioè aggiungendo una linea sotto. E qui abbiamo uno sguardo un po' arrogante, ma ci piace. Il naso lo rivediamo un attimo, secondo me va fatto un po' più così. Poi abbiamo un sorriso beffardo e la vostra sale e pepe, quindi andate ad applicare, ma cercate anche di lasciare degli ipotetici ciuffi bianchi che in realtà fanno intendere è la lavagna che lascia i ciuffi bianchi. Incolto, un uomo che non deve chiedere mai, però allo stesso tempo. Poi abbiamo delle sopracciglia in maniera molto, cioè anche in maniera sorprendente nere, a differenza del resto. È l'unica del cosa manto. Nera che è rimasta effettivamente, sì. E poi abbiamo chiaramente il capello, anche quello un po' bianchiccio, che si alza un po' così, fa la cristina, un po' tutto, è un po' tutti gli stili di capelli insieme. È una fusion. Beh, comunque abbiamo... Kirio potrebbe essere il sosia del mio tecnico. Aspetta Simone, devo spostarmi. Come si chiama il tuo tecnico? Sergio? E abbiamo il nostro Kirio con la felpa, così che Tezuka le cose, le solite bellezze, solite strozzate. Tezuka le cose. Ma è la felpa della Tomodachi. Infine il porta al cazzo. Bello questo, bravo. Da questo è bellissimo. Parte da stupendo, qua. Sì. Portale, specchio. Sì, bellissimo. Mette sborra. Ah, bellissimo. Anche quello. Ok. Giustamente. Lo sai cos'è che mi ha fatto ridere? È che quando finivo io avevi finito anche te e giravi subito istantaneamente. Mi impegno, mi impegno per... Bene. Manca il fattorino, manca l'autoritratto. Lo sai che io non mi so disegnare proprio benissimo? No, io so disegnare me. Vai, prova. Un fagiolo. Ci sta, ma io direi anche... Lo sai ancora meglio? C'è il piercing qua. Ah, era il piercing quello. Finito. Ci sta. Provo, mi ricordo qualcosa, ma non so cosa. Non è facile, perché no, tu sei più complicato. Però ci provo. È forte anche questa. Beh sì.
Anche questo è molto forte, dirò la verità. Oh, vabbè. Minchia. Attualmente sì, attualmente sì. Veramente. Sì, assolutamente. Madonna, uguale. Guarda, 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 uguale, eh. Guarda che belli insieme, oh. È vero. Uguale, uguale, impossibile. No, il logo è un po' diverso. Il logo è c'ha il ciuffetto, poi non ha le... è un po' tutto più complesso. Vabbè, ragazzi, Simone Peano è un artista, io no. Poi ha la barba intorno alle labbra, che... il logo. No, vabbè, si mette più grande. Il logo di Peano è inclassificabile. È proprio bravo. Ragazzi, voi avete mai avuto il guizzo artistico del disegno che avete detto a un certo punto della vostra vita? Ok, diventerà il mio futuro, questo sarà il mio futuro. E invece poi mi è andata male. Mi sembra evidente da Gartic Fondi, no. Io sì. Direi. Sì, eh? Io ho seriamente rischiato al secondo anno di università di mollare l'università e iscrivermi a un corso di illustrazione. Ma c'è tanto così c'è voluto. E cosa era proprio vicinissimo. Che erano chiuse le iscrizioni. Ah, ok, solo per quelli. ma perché io l'università l'ho vissuta malissimo e quindi tipo ero veramente a un punto tremendo. Ora, col famoso senno di poi di cui sono piene le fosse, ti dico, meno male sono rimasta a fare l'università, perché se no adesso non lavorerei. Però facendo diciamo che alla lavoro, fine ecco. la tua, cioè diciamo questa piccola sfortuna si è rivelata una fortuna, perché stai facendo qualcosa che ami, no? Assolutamente, no, okay. Infatti, cioè, non avrei potuto fare il lavoro che faccio adesso se non avessi continuato su quella strada lì. Quindi in realtà, ripeto, col senno di poi è anche bene che non l'abbia fatto. Però sì, ci è voluto, c'è mancato tanto così. Però, dai, vabbè, Willy, con tutto il rispetto, sono contento che sia andata così, anche perché insomma, ascoltarti è sempre un piacere. Ecco, grazie a Rondo da Cortotto per l'abbonamento. Grazie. Lo so, Luce Luna è a Milano e lo sa Simone, ha scritto Luce Luna dove sei per chi non riuscisse a leggere. Ma Dario, tu sei maestro in discipline pittoriche, laureato con 108, perché dici che non sei un artista? Secondo me sei un grandissimo artista, anche perché l'arte è anche nel saper parlare, grande Dario numero uno, sempre forza Roma. Vabbè, non so cosa c'entri l'ultima parte, però va bene, grazie. Io ho tutta un'idea di me molto, molto claudicante e lacunosa, quindi non sono la persona giusta. La persona giusta molto autocritica. Io ho avuto un periodo in cui il disegno... Vai, racconta. Io quando facevo sempre la guardia giurata e lavoravo in una reception di un'azienda petrolifera, la Total. Sì, io buono, dai. E stavo tanto tempo senza fare un cazzo in reception a aspettare delle mansioni. E io in questo tempo che non facevo un cazzo, seduto a una scrivania, disegnavo. In più ero fidanzato con una tatuatrice... che mi ha introdotto un po' nel mondo dei tatuaggi, e io nei disegni che facevo li riportavo in tatuaggi. Quindi io per un periodo ho tatuato e mi soddisfavano così tanto i disegni e i tatuaggi che facevo che ho detto, sai che ci sta a fare questo? Letto su scritto cittadino, ma quello è Panetti, l'autore del porta il cazzo. O del cazzo di palle anche, se vogliamo che... E anche bello, altre opere. Bello venire riconosciuto perché... Ma te... ma sei quello che... Ma io mi ricordo ancora il quadretto col pupazzo del poliziotto, Simone. No, io bello, non lo dimentico. No? Cioè, sognavi già di levarti dal cazzo mentre eri alla tua talerga? No, ho pensato che comunque, conoscendo il lavoro e quanto ci si guadagnava, non è che ho pensato, oddio, adesso divento ricchissimo. Detto, però comunque ci sta a fare anche questo. E cos'è per te l'arte? La creatività, che cos'è? Tosta, soprattutto in tutto l'arco in corpo ci abbiamo ancora più tosta, però... Per me nella visione proprio? Per te, non c'è bisogno. Ok. Per me l'arte è un... Una cosa seria. No. È la descrizione... Che perla. È la descrizione soggettiva del mondo. Ci sta, sì. Lo è. L'arte è il modo per descrivere, è il miglior modo per farsi capire o come per capire la visione che si ha sul mondo in generale, sull'esistenza. Ci sta. Che è molto vario e non saprei mai spiegartelo nel dettaglio, però all'ingrosso è questo. Vabbè, la testimonianza è il nostro passaggio, no? Sulla Terra, per gli altri. Sì. Okay. Ed è la visione tua del mondo attualmente che lasci. È un modo
divertente, se vuol dire anche divertente, sì. un super sfogo per poter esprimere perché ognuno di noi ha una visione della vita. Ciao, a voglia. Victor, te cosa ne pensi? Per me è la massima espressione di se stessi. Cioè, okay, nel senso che noi facciamo ricondurre la creatività a sempre qualcosa di artistico, però in realtà non è solo quello. Cioè, uno può essere creativo nel proprio lavoro anche se il proprio lavoro non ha a che fare magari con la creatività. Cioè, la creatività non ha strettamente a che fare con l'arte, è una cosa più ampia, secondo me. Sì. Cioè, io vedo mia sorella ha un negozio di abbigliamento, non c'entra un cazzo con l'arte, però quando lei fa le vetrine ha una creatività pazzesca, cioè roba che neanche il Rinascente le vedi. Cioè, ci sta arte, anche ci sta. Quindi, se tu la vedi, l'arte non è, non puoi identificarla effettivamente No, però io parlo dell'arte, quella, Simone, intendo dire, la identifichiamo con l'idea collettiva che si ha di arte. Ok, quindi cioè, tipo arte... uno fa il musicista, è una persona creativa. Cioè, diciamo che la vetrina del negozio, anche secondo me ci sono delle vetrine dei negozi che possono essere considerate delle opere d'arte, per amor del cielo, però collettivamente, a livello generale, nessuno ti verrà mai a dire che fare una vetrina è arte. Sì. Però è sicuramente un'opera di creatività. Vabbè, hai di sicuro... Ce l'ho io la risposta. Può essere anche buon gusto, no? Buon sì, gusto con quelle, sì, anche, nella sì, composizione. Ce l'ho io la risposta. Il testo giusto, una vetrina può essere... cioè è arte. Il fatto anche secondo me il design, la composizione, appunto la creatività, come cerchi di, attraverso i colori, le forme e tutto, appunto la composizione, come riesci ad attirare l'attenzione del pubblico su di te, sulla vetrina stessa. Sì, alla fine l'arte, come dice Victor, è un'espressione. Sì. Basullo? Dicevo, ce l'ho io la risposta. Per me l'arte è il sentimento. Ci se sta... mi arriva un ma che tipo di sentimento... però aspetta, Masu, che tipo di sentimento? Ma generico, cioè se qualcosa mi trasmette il sentimento, oppure l'autore, anche soltanto di per esempio un discorso, è riuscito a trasmettermi qualcosa, quella per me è arte. Ok, quindi, ma quindi sei d'accordo con Sgarbi quando disse quella cosa, quella puntata, che anche tipo un gol ben fatto, un gol tipo di Maradona, Maradona che si allena con Life is Life sotto... è arte quella per te? L'ha detto veramente o mi stai... No, lui diceva che il calciatore quando fa gol produce un sentimento tale, uguale ad un artista, eccetera, eccetera. Però la sì, cosa di Maradona... se lo guardiamo a livello mediatico, sì, arriva qualcosa, quindi può essere arte anche quello. Ma sì, perché alla fine l'arte per me è come l'amore, negli occhi di chi guarda. Mm. Alla fine l'arte è ovunque, ma deve essere solo percepita. Io vi dico la verità, io non, lo sapete, non seguo il calcio, non sono appassionato di calcio, ma quando guardo Maradona che si scalda con sotto Life is Life nello stadio, per me quella è proprio arte. Cioè, ma non sto scherzando, per me quella è proprio, cioè, uno dei picchi dell'umanità. Scusa, comunque, nello sport almeno, capito? Nel mondo sportivo. Cioè, oltre, cioè arte e motivazione, cioè, sono cose, cosa ti dà? Io piangevo, cioè io piango quando vedo Maradona che ruota. Per quale motivo? Non lo so, perché, cioè, perché è bello da vedere. Infatti, allora, si dice è un po' poesia in movimento, per quel motivo. Cioè, lì. Io mi emoziono molto quando vedo una persona di fronte a me, o una persona che magari è dietro la telecamera, dietro l'obiettivo, dietro il pennello, che riesce a farmi arrivare il messaggio che vuole farmi arrivare in maniera dirompente. Quindi, okay? Tu non vedi l'opera, tu vedi il... No, vedo anche l'opera. Vedi l'artista. Però, sì, io quando faccio sempre questo esempio, no? Quando ho visto per la prima volta un Pollock dal vivo, l'ho visto al MoMA, è indescrivibile l'emozione che provo. Indescrivibile! Ci devi essere davanti, e quando vedi questo dipinto gigantesco, fatto col dripping, quindi con la roba... col pennello che drippa, eccetera, è una roba. E anche è la stessa cosa Maradona. Cioè, Maradona era talmente tanto bravo col pallone, sembrava quasi fuso con lui, no? Perché non gli si staccava mai di dosso. Era una sorta di... era una calamita per il pallone che si muove a tempo di musica, e lui è pervaso, ha un sentimento tale nei confronti del calcio e del pallone in quel momento. Cioè, ama talmente tanto il calcio da rendere anche il riscaldamento uno spettacolo, un'opera. Quasi circense, no? Un'opera, una performance. E io mi emoziono, sì, perché sì. Per quanto non mi piaccia il calcio e non segua il calcio, riconosco che quella è arte pura. Ma anche vedere una slam dunk di G. Jordan
non me ne frega un cazzo il basket, meno del calcio, sì, sì. Però dici porca puttana, ma cioè quando vedi Jordan che sembra quasi che non esista la gravità per lui, no? Cioè si muove nell'aria come se fosse budino, come se fosse dentro una gelatina, boh, cioè non è classificabile. Poi non so se arte, bisognerebbe sentire, io ho sentito vari professori, l'ho invitati anche in live, ne inviterò anche di altri, e spesso gli chiedo cosa cazzo vuol dire l'arte. Ma anche loro non sanno bene spiegarmelo, perché secondo me è in evoluzione il concetto di arte, sempre, sempre. Non so, per me non... arrivi a un punto dove per me è un peccato definirla, nel senso che la limiti se la definisci... Ci sta. Perché il fatto di definirla vuol dire proprio porre dei limiti, dare, cioè, e quindi non, per me non la puoi definire totalmente. Cioè, raga, capiamo, sì, cioè, per te tipo un assolo di Jimi Hendrix, che cazzo è? Non è arte quella lì? Dai, raga, esatto. Non prendiamoci per il culo. Ma la musica esatto. È considerata arte, no, certo, certo, però magari un pezzo, una canzone, ma te vedi Jimi Hendrix che fa una performance improvvisata, sì. E, cioè, che cazzo gli vuoi dire? Cioè, non è arte quella. Cioè, non... Sì. Boh. Poi, e allora arte... anche è un artista, uno che fa di uno sport un'arte, perché, ripeto, vedere Maradona che sì, fa sì. Quelle acrobazie, eccetera, per me è arte. Arte. Ma poi guarda l'emozione, l'emozione so. Che... Cioè, con quella cosa Sgarbi ha detto una cosa giustissima, nel senso che può sembrare provocatorio, però è vero che un calciatore produce per milioni di persone le stesse emozioni che può produrre un artista. Cioè, il punto è questo. A me piace il cinema, ok? Io sono malato di cinema, non guardo il calcio, non mi piace il calcio, però non mi metto a dire ah va che coglione quello che guarda il calcio, perché yeah, comunque stop. La stessa sì, emozione sì, che io provo guardando un'inquadratura particolare in un film la prova la persona che vede il calciatore del cuore fare gol, è la stessa cosa, cioè alla fine l'emozione è quella. Però io non esatto, faccio parlando testo, di emozioni, perché io però. Mi emoziono di fronte anche a un grattacielo di Tokyo, cioè a me è capitato spesso, ah, beh, sì, certo. Mi è capitata una cosa stranissima, tant'è che alcuni ragazzi del gruppo del viaggio mi dissero dai ma cazzo fai, cioè sembravo di demente, sono sceso alla alla fermata M17 e che è Tokyo, sono sceso e mi sono trovato di fronte a un complesso di grattacieli, c'era quel cielo, si passava dal giorno alla notte, no, c'era il tramonto, quell'aria, Tokyo. E quei palazzi con tutti a vetri, con le lucine, la gente che staccava dall'ufficio, che comunque era ancora piegata sulle scrivanie. Io mi sono sentito il peso della metropoli addosso e ho iniziato a piangere come un bambino. Cioè, ti fa, oh Dario, ma tutto a posto? Cioè, non sapevo controllarmi, perché per me era una cosa, un'estasi. Sarà perché sono, di amo la città, amo la sua follia, amo i suoi ritmi completamente folli, le sue controversie, le sue follie. Però ero completamente andato. In quel momento probabilmente non era effettivamente quello che vedevi arte, ma eri tu in quel momento che eri arte. Cioè no, non ho capito quello che intendo. Emanazione di... Sì, il fatto che tu quello che stavi esprimendo in quel momento era arte, non effettivamente quello che vedevi, ma quello che... con i tuoi occhi, capito? Sì, 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 ho a capito questo proposito. Ma non c'entra nulla in Giappone, perché questa cosa mi è successa anche in Spagna, mi è successa in Inghilterra, mi è successa anche in posti che odio. Cioè, mi succede spesso anche a Colle Salvetti, quando torno, no, nel paesino natale, dopo tanti mesi che sei assente, sei lì che magari bevi uno spritz con i tuoi amici, che non vedi da una vita, perché ormai è impossibile ribeccarsi a 31 anni, ognuno ha preso una strada diversa, però si trovano lì per prendere lo spritz, mentre magari sei lì, sta scendendo la sera, va tutto bene, sei in pace con te stesso, finalmente rivedi i tuoi amici, rivedi il paese in cui sei nato, dove hai fatto le scarrozzate in bicicletta, nascondino, le stronzate... Come fai? Cioè, io poi sarò magari un po' io piagnone, un po' troppo... E se tu sei in grado di riportare fisicamente quel momento su qualcosa, allora quella è arte. Willy, voleva dire una cosa a proposito di questo? Scusa se non ti sento bene, Willy, perché no, ho le cuffie per te. No, figurati, ci mancherebbe. No, era semplicemente proprio il discorso che te hai avuto delle forti emozioni da cose che tendenzialmente non sono considerate produzioni artistiche, tipo un grattacielo, poi posto che secondo me può esserlo tranquillamente, però si considera arte come una cosa solo prodotta dall'essere umano? Perché alla fine, a livello di biomimetica, l'arte si è molto ispirata al mondo naturale. Bello, se guardi tipo alla... Ci sono dei paesaggi che sono più artistici. A parte quello, basta pensare alla sezione aurea, no? Esatto. Se te guardi tipo il guscio di sezione di un nautilo, è la sezione aurea perfetta, no?
Quindi certo. In realtà se io mi emoziono e proprio parlo io Willy, mi emoziono e ho delle sensazioni fortissime davanti a una cosa del genere, posso dire di che sto vedendo dell'arte oppure no? No, però non per me assolutamente Willy, sì. Non preintermini, Willy. Io che guardo la skyline di Tokyo o mi emoziono in piazzetta con le servetti con i miei amici, non è per me arte, chiaramente. Io ho allargato il discorso. Sto cercando di capire cosa muove l'uomo ad emozionarsi per una roba del genere, che sia un quadro, che sia una statua, che sia un film, che sia una foto, che sia un disegno, un manga o un momento cruciale della tua vita, forse la felicità, forse è felicità. Per me, è un senso nostalgico, secondo me. Per me è una somiglianza intima con quello che tu sei realmente, che però sai solo te. È una cosa tra te e te, non è una cosa tra te e gli altri. Quindi te dici... È proprio intimo, che hai è capito? Il mondo che in quel momento si incolonna con te. Esatto. Assolutamente, hai capito. Tu stai diventando parte di qualcosa... di più grande, perché è la definizione di affinità, che è occupare lo stesso spazio, quindi tu in quel momento mentalmente stai permeando quello spazio, quella zona, e diventi parte di quella cosa godendone. Perché? Perché fondamentalmente intimamente ti somiglia, ma proprio in un modo che lo puoi sapere solo te, nessuno te lo può valutare. La mente umana sì, anche perché in modo cioè... stracomplicato, quindi non se io guardando una cosa mi scaturisce un domino di domande che poi alla fine mi porta ad emozionarmi. Cioè, è proprio... Certo. Ma infatti c'è da fare una grande differenza. C'è da fare una grande differenza su queste cose tra qualcosa che è fattuale e qualcosa che è reale. La fattualità è una roba che è vera per te. E se è vera per te, io non posso invalidartela. Poi è chiaro che la realtà invece implica l'accordo di più persone. Sì, certo, ma certo. Il fatto che ci sia più accordo non invalida il fatto che per te sia quella cosa lì. Quella è una roba fondamentale da capire. E lì si aprono 20 milioni di porte. A proposito di questo, guardavo un film con dei brevi shot di alcuni film famosi della storia del cinema, no? E Vic forse mi può capire, c'erano shot molto importanti, c'era Solaris, c'era una volta in America, c'erano i capolavori del cinema, quelli proprio 2001, cioè quelli proprio consolidati come pezzi di storia intramontabili. Sì. Ed era vero, io avevo difficoltà e mi imbarazzavo anche, avevo difficoltà proprio ad andare avanti in live perché continuavo a trattenere questa roba che non, cioè volevo esprimere, cioè se fossi stato per conto mio senza il pubblico a guardarmi, a fissarmi, io sarei crollato. Invece ero lì e cercato andare avanti, quando soprattutto c'è quella zoomata tra i selvaggi in Apocalypse Now, mamma. Lì proprio non ce l'ho più, cioè lì veramente stavo per esplodere nonostante la platea. Ma Vic è veramente dura a volte. No, io sono da guarda, ma sai che io ho delle volte in cui magari faccio la recensione di un film, magari nelle scene in cui mi hanno emozionato così tanto, cioè io durante la recensione tipo si vede, ho proprio la voce che mi trema, si vede con l'occhio lucido. Cioè io anche a ricordare certe cose, a ricordare certe scene, a me viene una pelle d'oca alta così, cioè sto certo. la butto proprio fuori, cioè si vede. Oggi mi è successo con il combattimento, sta lì il fatto del sentimento comunque. Certo. E Majin Vegeta. Quello sì, perché poi secondo me c'è un concorso di colpe, passatemi il termine, perché per esempio io mi emoziono quando Goku e Vegeta, è stupidissimo, lo so ragazzi, veramente stupido, però no. Goku e Vegeta si passano gli orecchini per fondersi, no? Lì c'è tutto. Ma lì anche l'infanzia. Ma è tutto quello che e c'è dietro. La nostalgia, l'infanzia, c'è il fatto che i tuoi due eroi che hai seguito per una vita si fondono insieme per combattere il male assoluto. C'è una passione condivisa, c'è il pubblico, c'è come l'hanno doppiato Torrisi che è morto. E ti scoppia tutto nel cervello allo stesso momento, capito? Ecco, ma lì Rukawa e Hanamichi che si danno il 5. No, poi. Sì, cioè lì proprio che ti viene il colpo al petto io ho notato che ci sono delle scene. Li segui dall'inizio e hai visto tutta l'evoluzione della loro amicizia, del loro rapporto. No, quel momento lì è come se fossi lì con loro. Siamo nell'argomento cose che ci fanno emozionare. Sì, Madonna, bellissima. Una delle cose che mi ha fatto emozionare di più, cioè io non sono una persona che piange solitamente, no? Ci sono poche cose che mi hanno fatto piangere, tra cui
cambia la tua vita con un click, però mi tocca assurda un argomento. La... tocca un argomento. Quella cosa mi fa sempre piangere. Quando, cioè? Quando, spoiler alert, quando lui va avanti nella sua vita con l'avanti, ah, quindi lui rimane ho capito un po' dove arrivato, ho capito dove e il padre gli fa il giochetto della cosa, ma... e lui lo ignora completamente. Poi il padre muore e lui non sa come è morto, cioè comunque la skippa tutta la sua vita. Che lui se ne va mi ricordo la scena che lui se ne va dall'ufficio piangendo, un po' sconsolato, sì, esatto, perché l'ufficio e lui rivede tutta la scena di lui normale, rivede la sua scena da bambola. Quella cosa mi distrugge. Un'altra cosa, una delle serie che mi ha fatto più commuovere in assoluto è Doctor Who. In che punto? Madonna. Ma tantissime scene. C'è sta la scena, io me ne ricordo una bene che poi l'ho vista tanti anni fa. Una delle scene forse nella seconda o terza stagione, dove lui rimane intrappolato con sta lastra di ghiaccio davanti e lui rimane tipo lì a battere sul ghiaccio finché non si rompe per migliaia di anni. E sta non una stagione, mortale, era anche una Evan Sent. C'è sta anche una scena dove lui abbandona lei in un libro. Bro, cioè, sono cose che vanno oltre il reale, che però sono tanto umane, che è una cosa che mi fa tanto commuove. È una stronzata, però è assurdo. Ti hai mai visto Derek? Madonna. Te l'hai mai visto Derek? Se mi parli così di queste cose, te l'hai mai visto Derek di Ricky Gervais? No. Simone, guardala, preparati perché è veramente una serie da figli di puttana. Perché ridi e poi a un certo punto c'è Ricky Gervais che prende in destro e te lo dà nel naso così, ti fa to merda e ti spacca il setto nasale. Ogni puntata. Ma Afterlife è ancora peggio. Afterlife è ancora peggio. Del padre Derek. Cioè, guardala. Comunque a me fanno commuovere tanto le situazioni irreali, quelle che non possono succedere, che vanno oltre l'umano. Ah, Cowboy Bebop, lo devi vedere. Come in Full Metal Alchemist. Vabbè, sì. Full Metal Alchemist, la scena della chimera. Dio, poi. Ma lì è proprio da prendere in giro. Sì, però umana e disumana allo stesso tempo, che a me... Dio. Io riesco ad immedesimarmi nell'esistenza di una chimera effettiva... come era in Full Metal Alchemist, che a me fa stare male. Ho capito che puoi dire. Capito? Ma io penso che la cosa... queste cose che come in alla fine cambiano di con un click. È una cosa irreale, però mi fa star male. Tanto io penso così. Che la scena che io davanti alla quale io non riesco mai a non versare almeno una lacrima è in Scrubs, il dove pensa che siamo. Cioè io lì crollo. L'ho rivista ieri, l'avrò vista ma penso tante volte, non riesco a non piangere. Vabbè, per me la scena di Superman non piangere, una tomba per le lucciole. Vabbè, tomba per le lucciole proprio ti apre l'occhio. Piangi dall'inizio alla fine. Cioè, per me ti uccide la tomba per le lucciole. Io la scena di Superman del gigante di ferro, cioè l'avrò vista 74.000 volte e non c'è verso, non è possibile. Quella roba lì. A me invece la cosa che proprio mi distrugge, cioè della serie, io piggio play e inizio già a piangere prima di iniziare, è il canto di Natale di Topolino. Bello, però. Io non ce la faccio. Cioè, allora piango all'inizio finché non finisce la sigla, insomma l'apertura, quello che è. Poi mi calmo. Poi quando c'è il fantasma di Natale passato ripiango. Poi mi calmo. E poi ricomincio a piangere da quando lui si sveglia dal brutto sogno fino alla fine. Cioè io lo devo guardare, prima lo guardavo tipo di... quando tutti i Natali ce l'avevo, metto la tradizione, me lo mettevo. Ma ora ho smesso, perché ragazzi, cioè mi rovino il Natale. Cioè, addirittura. È neanche che mi rovino il Natale, perché in realtà è una di quelle tristezze. Perché io ho, tra virgolette, una visione mia della felicità, che la felicità arriva fino a un certo punto. Cioè, per essere più intensa ci deve avere un pochino di tristezza dentro, ma neanche tristezza, diciamo malinconia. Come dicono le storie tese. Secondo me, non, se no non vai oltre. Cioè, okay, non puoi essere più felice. Ti ci vuole, se vuoi essere più felice del massimo che puoi essere felice e basta, ci devi mettere un po' di tristezza. A me quella cosa me la mette il canto di Natale di Topolino. Sai, Willy, hai ragione. Lo sai chi diceva questa cosa? Louis C.K. in un'intervista raccontava che lui stava guidando, che poverino è un po' scomparso via del casino che ha combinato. Stavo guidando una macchina e a un certo punto in radio passa una canzone di... Oddio, non mi viene in mente. Dai, Born to the US, in the USA. Bruce Springsteen. Perché non mi viene in mente? Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen e immediatamente la sua mente ritorna a quando era ragazzo, non giovane, un ragazzo di 25 anni, e lui era lì che guidava, perché lui era un uomo di mezza età, comunque con i suoi problemi, e vorrebbe trattenere il pianto, ma a un certo punto la canzone decide di non trattenerlo più perché uno è inutile e due decide di abbracciare la tristezza, perché abbracciando la tristezza prendi anche consapevolezza del tempo che cambia, delle esperienze passate, che quello che avevi fatto in passato ti serve per la tua vita adulta, e decide di crollare e piangere come un bambino perché in un certo senso lo rende felice ammettere a se stesso che il tempo è passato, sì, ma quello che hai vissuto in passato ti è servito per il futuro, mi stai andando avanti con un bagaglio culturale comunque del passato. Ecco, quindi sono, sì, d'accordo. Sono d'accordo con te. Per raggiungere un po' la pace. Per raggiungere la pace e per ammettere a te stesso che è inutile rinunciare, cioè è inutile stare lì a ossessionarti col fatto che non voglio invecchiare, voglio è inutile ricordarsi del passato, si invecchia, si cresce, le cose cambiano, non puoi attaccarti a quando eri quindicenne, non lo sarai più, ma va bene perché magari sarai trentenne, trentacinquenne con esperienza, te l'avresti mai detto alla tua età che la tua vita avrebbe preso questa piega qua? No, io non l'avrei mai detto 10 anni fa, a vedermi adesso sarebbe tutto surreale se il me di oggi raccontasse al me del passato cosa cazzo avrebbe potuto, è un po' un casino, avrebbe potuto succedere 10 anni dopo, quindi sarebbe potuto succedere 10 anni dopo, quindi è veramente veramente splendido, bisogna ammetterlo, la tristezza ci sta, va abbracciata ogni tanto perché è positiva, ti fa capire tante cose, sì. Dopo ti fa essere felice. Il pub del finale. Anche perché poi tra l'altro altro, diciamo, come dire, cosa simpatica, un anno per Natale, poi anni fa, la mia compagna mi voleva regalare, tra le altre cose, anche il set dei personaggi di plastica, quello penso fosse del Disney Store, del Canto di Natale Topolino. Sì. Non era riuscita a trovarlo perché era tipo, l'avevamo finito dappertutto, non c'era verso trovarlo, e lei tipo quando mi diede il regalo mi disse tipo, ah, dall'alto sai cosa ti volevo fare, avevo pensato di farti sta roba, e io gli sono scoppiato a piangere davanti. Hai fatto bene. Per quella cosa, proprio scoppiato. Poi scoppiato. L'uomini hanno rotto il cazzo di non piangere, ragazzi, soprattutto di fronte alle donne, perché l'uomo non piange. Vabbè, ma chi è che la pensa questa cosa? Piange a Cristo Dio. La ragazza è abituata. Vai. Poi tra l'altro l'ho anche trovato gli anni dopo a vendere, adesso ce l'ho, lo metto lì tutti i Natali, lo tiro fuori, lo metto lì, me lo guardano. Però sì, vai. Per esempio, poi in realtà ho anche... Ah, scusate, doveva parlare qualcuno. No, vai Willy. Per esempio, io ho cambiato anche altre cose col tempo, cose che magari piangevo quando ero bimbo, perché ero bimbo, ora no, e viceversa. Per esempio, io al Re Leone... che è un trauma per tutti, la morte di Mufasa. Io non ho mai pianto alla morte di Mufasa, mai. Ah. Proprio della serie, la guardavo e dicevo, vabbè, è successo, ok, vediamo dove va la storia, no? E capivo che era importante, perché Simba poi diventava grande, grazie a questo, accettava i suoi sbagli e tutto quanto. Non ho mai pianto al Re Leone. A parte io ero fissato con Re Leone, sì, Re Leone anche, ma Dumbo e Bambi da piccino erano tipo i due film più traumatici per tutti i bambini, e c'avevo intorno, però io li guardavo fissi, tutto contento, va bene, però a parte questo, ora quando guardo il Re Leone a me c'è un tipo due frame che quando li guardo piango sempre, cioè piango, mi viene sempre gli occhi lucidi, che non mi hanno mai fatto effetto da piccolo, ma è alla fine... quando Simba sconfigge Scar e si vede tipo che si ristabilisce, tra virgolette, l'ordine e tutto quanto, che c'è un punto in cui torna l'acqua che porta via un cranio di un antilope. Sì. Certo, a me quella scena lì, cioè quel cranio dell'antilope che abbiamo portato via, mi trema la voce, guarda. Guarda, Willy, secondo me... che abbiamo portato via dall'acqua, no? Sa. Lo sai, perché è la rinascita. Ma io sono arrivato a capire... Ecco, per esempio, io sono con te, non ho mai pianto la scena di Mufasa, non ho mai pianto la scena che dici te, ma mi emoziono tutte le volte e piango come un bambino nel il time skip di Timon e Pumba. Cioè, quando loro camminano sul tronco e lui lo vediamo intermedio con la criniera che cresce e infine lo vediamo adulto. Io sono arrivato alla conclusione che noi veniamo stimolati a livello emozionale... a seconda delle esperienze che abbiamo vissuto in passato. Se abbiamo sofferto durante la crescita, secondo me, poi non sono un filosofo, non sono un antropologo, non sono niente, però secondo me, a seconda delle esperienze che abbiamo vissuto nel passato, per esempio io ho sofferto molto durante la crescita, durante l'adolescenza, siccome ho sofferto molto, vedere Simba che cresce bene, che cresce con degli amici, che cresce in maniera positiva, mi emoziona.
magari te invece che ci tieni molto alla situazione, alla natura, allo studio delle creature, all'evoluzione, al fatto che ci tieni a questo pianeta, ti emozioni perché sei contento della vita che risplende dopo un periodo di magra, di distruzione, di apocalisse. Vai a sapere cosa ci dice il cervello. Cioè, però è bello. Bello. Io sto per fare altri due esempi di cose che mi emozionano, che poi sono sempre legate alla fine, se tu vai a pensare alla... Io mi emoziono solitamente quando becco l'argomento famiglia. E nell'argomento famiglia ci stanno altri due film, tra cui uno irreale, come l'esempio di prima, e quell'altro invece non troppo irreale è Big Fish. Big Fish, quando spoiler alert, comunque rimaniamo sul l'impegno, o comunque il fatto del padre che vuole rendere la sua storia un'avventura agli occhi del figlio, quella cosa mi spezza. Poi vabbè, finale da interpretare come cazzo finale è splendido, madonna. E un'altra cosa irreale che a me mi fa stare male è il curioso caso di Benjamin Button. Bellissimo. Al punto, cioè la scena sempre sul... Non voglio fare spoiler, però comunque faccio spoiler. Vabbè, dai. La scena del finale dove lei regge in braccio lui bimbo, quella cosa a me mi uccide. Ah, io lì ho pianto anch'io, se dico la verità. Mi uccide. È ma vero, io, eh. Ma io mi emoziono anche per delle cose che non dovrebbero far piangere. Cioè, non... Sì, anch'io. È strano, ma veramente non... No, ma capita. Vabbè, ma poi, allora, tenete conto, io una volta ero una festa, ragazzi. Io di feste ne ho fatte tante, però mattina, alba... alberi, il taglio della luce perfetta dell'alba, che tra l'altro era una giornata limpidissima, leggera nebbiolina. Io ci avevo in corpo 6-7 Campari, che mi ero alzato alle 6 e me li ero già bevuti. Però ragazzi, vi giuro, è partito un traccione spaventoso. Io ero in mezzo alla pista. Ho iniziato a piangere da paura e ridevo. Veramente sono stati 8 minuti fantastici, cioè un'altra roba così per provarla ce ne vuole nella vita. Il santone nostro padre, così che riassume il discorso nella chat.